Buonasera, buonasera a chi ci segue da casa, buonasera e benvenuti qui a Bari, dove è il giorno in cui si svelano i calendari dei campionati di eccellenza e di promozione. Di fatto si alza il sipario sul calcio dilettantistico pugliese per questa stagione 2022-2023. È un appuntamento tradizionale che con il gruppo editoriale di Stante viene seguito ogni anno, anche perché anche in questa stagione il gruppo editoriale di Stante seguirà le vicende del campionato di eccellenza e di promozione, campionato di eccellenza e di promozione che avrà il format della passata stagione, cioè due raggruppamenti sia per l'eccellenza che per la promozione. La novità, o meglio il ritorno almeno al recente passato, è che nel campionato di eccellenza si avranno nuovamente i playoff. Noi in questo momento siamo fuori, e uso il plurale perché ovviamente è qui con me un ospite che vado subito a salutare e presentare, il collega Vito Prigigallo. Grazie per essere in questa primissima parte di questo evento in diretta. Diciamo, siamo al di fuori della sala congressi, da dove tra un po' vi racconteremo lo svelamento dei calendari, la presentazione delle prime 3 giornate di ogni raggruppamento, sia dell'eccellenza di promozione. Perché? Perché si sta completando la fase invece assembleare, questo incontro voluto dal presidente del Comitato regionale pugliese Vito Tisci con i presidenti, con gli allenatori, con i capitani, non tantissimi va detto oggi presenti a questo incontro, ma soprattutto con la componente arbitrale. E noi, mentre stiamo parlando, in questo momento si sta svolgendo una sorta proprio di lezione, non soltanto agli arbitri che sono presenti in sala, ma anche ai presidenti e agli allenatori, di che cosa, di come vengono interpretate e applicate le norme del calcio. Ci arriviamo, Vito, a questo, non prima però di averti chiesto che stagione ci aspettiamo per il campionato d'eccellenza in particolare. Ma io ho scritto proprio poco fa, non a proposito dell'eccellenza, perdono, intanto buonasera a tutti e grazie per il tuo invito, che il campionato di promozione, per esempio, ha avuto domenica un prologo come l'eccellenza d'altronde con la Coppa, che è stato scoppiettante, una media di 4 gol a partite, con partite finite 6-0, 4-4, vittorie interne, esterne, eccetera. L'eccellenza più o meno è sulla stessa falsariga, anzi sulla stessa lunghezza d'onda, quindi se come dire, il buongiorno si vede dal mattino, il mattino all'ora in bocca, tutte quelle cose che si dicono di solito, vuol dire che avremo dal 18 settembre, perché poi domenica prossima 11 c'è il ritorno del primo turno di Coppa, vuol dire che avremo una stagione molto importante, molto bella, che dovrebbe essere la stagione della vera rinascenza dopo quello che è accaduto, e quella l'ultima, insomma, è stata una stagione piena di patemi, piena di ma se succede, ma. Questa dovrebbe essere quella del riassestamento, e quindi le squadre dovrebbero, seppur in numero diciamo eccessivo forse per quanto riguarda, secondo certe letture per quanto riguarda l'eccellenza, perché come dicevi benissimo tu saranno ancora due pool, non due gironi impropriamente definiti gironi, ma in realtà sono due pool perché poi si concluderanno con i playoff, e quindi questa volta per fortuna con i playoff le prime quattro di ciascun girone, poi la finale, per cui avremo un campionato secondo me avvincente, importante. Non ci sarà il Barletta, che non ci sarà il Martina, che sono le due squadre promosse che hanno dominato anche, io qualche volta dico anche in Europa, nel senso che no, quando la regione esce fuori dai propri confini vuol dire che vai in Europa, per cui vincere una Coppa Italia per il Barletta nel caso è come vincere la Champions League per la Juve, che non vincerà mai, però, voglio Però dire, facciamo la però facciamo citazione. finta, sì, dobbiamo Facciamo la sempre citarla citazione. perché ci sta sempre bene, ma a parte questo ci sono squadre come il Gallipoli, voglio dire, è stato in B non proprio nel 70 anni fa, c'è il Sanseverino, c'è il Biceglie, che purtroppo per lei è retrocessa nuovamente, stavolta è tornata in eccellenza, c'è un Sanseverino ambiziosissimo, ma ci sono le piccole realtà dei piccoli paesi che sono, ricordo Stornara, ma ce ne sono tantissimi, che sono agguerritissime e che cercano il proprio ruolo, cercano di ritagliarsi un proprio ruolo perché sono, come dire, entusiaste.
di giocare in un campionato che qualcuno chiama la Premier League del pallone di Puglia, qualcun altro chiama Vostra Eccellenza, quindi questo è perché questo campionato è davvero tra i più importanti. Poi ci sono le due scuole di pensiero, va bene questo sdoppiamento, l'altra invece dice no, va male perché in realtà si diluisce un po' la qualità, e questo è inevitabile perché se metti 28 squadre invece che 16 o 18, una volta due forse è stata 20, è chiaro che inevitabilmente la qualità viene un po' a disperdersi, ma il fascino di un campionato come quello dell'Eccellenza è sempre assolutamente intatto, e le squadre che poi dall'Eccellenza passano in Serie D di solito sono sempre molto molto ben preparate, ben addestrate, ben oleate, e lo vedremo sicuramente quest'anno nella quarta serie con Barletta, Martina, ma anche con gli altri. Allora, a proposito del ritorno ai play-off, il presidente Tisci nel corso dell'assemblea, ma lo sentiremo anche nella nostra seconda parte della diretta, perché appunto tra un po' daremo la linea alla regia per un breve stacco e poi ci sposteremo all'interno. Si ritorna con i play-off, i play-off però si giocheranno tra le prime quattro delle due pool, a condizione che la prima non abbia 10 punti di vantaggio sulla seconda e a condizione che tra la prima e la quarta e la seconda e la terza non ci siano 7 o più punti di distacco, altrimenti si va direttamente o alla finale del raggruppamento o alla finale, quella che poi decide la promozione nel campionato di Serie D. Ovviamente restano i play-out. Uno degli aspetti, torno ad evidenziarlo, quello della presenza della componente arbitrale. Noi l'abbiamo sentito anche prima che cominciasse questa assemblea per un nostro speciale, il presidente del CRA Puglia, Nicola Favia. L'auspicio è che questo confronto possa smussare gli angoli e possa evitare episodi antipatici sul campo. No, non li smusserà. Non eviterà gli episodi antipatici, perché poi, voglio dire, Sarri docet, no? Se lui, oggi sentivo in radio venendo, che ha assolutamente insistito e persiste sulla sua posizione contro quello che è accaduto, contro la decisione che è stata presa domenica scorsa dall'arbitro, per cui se non che Sarri sia stato maleducato o abbia fatto chissà cosa, però voglio dire, è connaturata nel calcio, Salvo, la collisione tra arbitro e atleta, arbitro e tecnico, arbitro e... non voglio scomodare la Serie D, ma quello che è successo a Cava dei Terreni, e vorrei tanto chiederlo a Nicola Favia o a Lucia Bruzzese, vorrei tanto chiedere a loro cosa ne pensano di quell'episodio. L'episodio tecnicamente ineccepibile, scusami se salgo di categoria, sì, ma siamo allo sport dilettantistico, riguarda l'Altamura ed è un fatto di cui stanno parlando tutti. Tecnicamente ineccepibile, l'assistente numero 2 che prima segnala il fuorigioco poi si rende conto di aver sbagliato, ma la presenza di una persona in campo che si avvicina, allora qui la responsabilità continua ad essere dell'arbitro, perché l'arbitro ha un manuale su cui c'è scritto, credo al punto zero, cioè in alto, nel prologo, nel campo per destinazione, insomma nel recinto del campo di calcio devono essere presenti solo coloro che sono iscritti nella distinta, se no la distinta non serve a niente, perché noi non sappiamo, o meglio sospettiamo, hanno detto che fosse il direttore sportivo della Cavese, ripeto, scusate se parlo di un episodio che riguarda la Serie D, ma ne accadono dappertutto. Allora, gli arbitri devono, uno, imparare a parlare, o meglio devono avere, perché se l'arbitro Marcorin di Pordenone o l'arbitro di Bari o di Barletta o di Casarano potessero spiegare cosa è successo, probabilmente alcune cose, alcuni angoli, alcuni spigoli si smusserebbero. Invece ciò non avviene ancora, non avviene al vertice, cioè nel professionismo arbitrale, non avviene tantomeno fra questi ragazzi che stanno imparando. Allora, gli arbitri restano la categoria forse migliore, non me ne vogliono né i calciatori, né gli allenatori, né i tecnici, né i dirigenti. L'arbitro resta il migliore in campo, secondo me, a prescindere. Però, ecco, bisogna parlare di più, bisogna comunicare di più. Questo che sta facendo Nicola Favia e che sta facendo Lucia Bruzzese serve sicuramente. Io sono sicuro che, insomma, miglioreremo, ecco, un passo alla volta andremo verso una comprensione impossibile, ripeto, ma insomma, cercheremo di parlare le stesse lingue. Poi ci siamo pure noi, c'entriamo molto.
nello spiegare, nel non dire, soprattutto se sei corrispondente, se scrivi o se parli in televisione o su Facebook come corrispondente o come parte integrante della società, dire che l'arbitro ha sbagliato e soprattutto in malafede, questo è sbagliato. È sbagliato da parte nostra e qui dobbiamo correggere anche noi, però anche noi dobbiamo essere messi nella condizione di capire. Allora, io per diciamo orario dovrei lasciare la possibilità di cedere la linea nuovamente alla regia e eventualmente riprenderla da Bari, però chiedo, lo faccio live, di aiutarmi al collega Domenico Brandonisio di controllare, se lo possiamo un attimo coinvolgere, di controllare a che punto, sto facendo tutto live, vedere, valutare a che punto è l'assemblea per poter ovviamente essere pronti per lo svelamento dei calendari, capire ovviamente quanto tempo ancora servirà al completamento dei lavori, perché sono lavori che... Assolutamente sì, assolutamente sì. Adesso raccontiamo questo episodio, poi daremo la linea alla regia, Vito. No, ricordo in una, non in questo posto bellissimo, la sala Sgarbi di un grande albergo di Bari, eccetera, ma in un posto un po' meno carino, però sempre dignitoso, eccetera, c'era la stessa manifestazione che c'è oggi. Un signore di una certa età appoggiato al muro, con aria disincantata, il sigaro nella mano, i baffi, forse avrò detto che si tratta di Nini Flora, ma voglio dire, lo salutiamo tutti perché è stato un pezzo, piccolo pezzo di storia del calcio dilettantistico pugliese, tra Acquaviva, Bari, Trani, eccetera, eccetera. Ad un certo punto dice: ma tanto, che li facciamo a farsi i calendari? Quest'anno vincerà il Casarano. Beh, vi lascio immaginare chi ha vinto il campionato alla fine. Ma abbiamo raccontato anche un episodio. Mancano, diciamo, 5 minuti, più o meno 5 minuti. Faccio anche qui un racconto live. Allora, un paio di minuti ancora di questa diretta, poi ci sposteremo di questa prima parte diretta, poi ci sposteremo ovviamente nella sala per scoprire i calendari. È un campionato d'eccellenza, lo citavi prima, con tante belle realtà e una particolarità che insomma balza agli occhi sia nel raggruppamento A che nel raggruppamento B, e cioè due derby, due stracittadine, che è cosa rara. Accadrà a Biceglie con Biceglie Unione Calcio Biceglie, accadrà a Gallipoli che ha due squadre di calcio. Non è raro, o meglio, no, non è la prima volta che accade, però insomma è sempre particolare avere una stracittadina a queste categorie. Non ricordo se è accaduto a Barletta, ma credo sicuramente credo di sì, Audace Barletta Barletta. E fra l'altro l'Audace è quello che ha sfiorato, no? Andando in finale, trasformatasi nel frattempo, questi sono i trasformismi del calcio purtroppo povero. E, poteva accadere la stagione scorsa nelle squadre di Mola, però sono al confine tra nord e sud, quindi furono divise e quindi non ci fu, fra l'altro squadre senza campo sportivo, due squadre senza campo sportivo. Gallipoli e Biceglie sono due realtà grandi, enormi, non so se si possono permettere due squadre a così alto livello, però l'eccellenza poi, voglio dire, non comporta grandissime spese, perché io poi sono, ne parlavamo anche domenica in studio, sono per il calcio un po' più ecosostenibile, anzi più eurosostenibile da questo punto di vista, però poi ogni presidente spende i soldi che vuole, ci mancherebbe altro. È bello perché la stracittadina è proprio, ma poi sono stracittadine anche Gravina Altamura, Copertino Tricà, cioè ci sono distanze talmente minime tra Capurso e Bitritto, faccio per dire, giusto per dire, una partita del campionato di promozione di domenica scorsa o altre, o tante altre che ci saranno, Foggia, Foggia Incedit e Ortanova per esempio, sono, cioè Ortanova fa parte della cintura metropolitana del capoluogo della Daunia. Quindi questo è veramente il bello del calcio. Il tifoso poi sceglierà se supportare il piccolo, in questo caso l'Unione Calcio Biceglie, che vuole raggiungere determinati risultati, o il grande, i nerazzurro stellati del Biceglie, con una grande storia, Serie C, Serie D, eccetera, anche una grande purtroppo storia di negatività, di rovesci, però grande, no? Quella stella fa tante cose splendide, ricorda tante cose splendide. E poi Gallipoli, non so, non credo che viva ancora nel ricordo delle imprese della squadra di Vincenzo Barba, credo sì, del presidente che ha portato la squadra dalla promozione in Serie B. Quella fu
una escalation formidabile. Questo significa che il calcio, anche a livelli più bassi, cioè quello che io chiamo la grande provincia, può davvero esprimere delle potenzialità enormi che si possano addirittura concludere. Poi succede quello che succede, però una squadra come Gallipoli, una città come Gallipoli che arriva in Serie B, è la gioia di tutta la Puglia calcistica e forse di tutta la piccola grande provincia dell'Italia, che si sente un po' promossa, un po' come il Sassuolo, un po' come l'Empoli, un po' come queste piccole grandi realtà. Allora, noi adesso diamo la linea alla regia, pochi minuti e torniamo in diretta qui da Bari per presentare i calendari. Ovviamente entreremo nella assemblea che si sta completando, probabilmente ci troveremo quasi a ridosso del termine dei lavori assembleari all'inizio dello svelamento dei campionati, però il calendario appunto con l'emittente Antenna Sud e con il gruppo editoriale Distante, che è media partner esclusivista in questa stagione per quanto riguarda i campionati di eccellenza e di promozione, ovviamente avremo la primizia e la possibilità di raccontarvi quali saranno le prime tre giornate della prossima stagione che comincia il 18 di settembre. Una novità, ve la anticipo, poi la sentiremo ancora, una delle tante novità che sono state annunciate dal presidente Tisci: la sospensione del campionato di eccellenza in occasione delle finali di andata e di ritorno della Coppa Italia, riservata alle formazioni di eccellenza che si giocheranno di domenica, questo per consentire un maggiore afflusso di pubblico ovviamente negli stadi delle città che saranno coinvolte nella finale, e poi la novità che le gare che verranno sospese per qualunque motivo, che possano essere infortuni o appunto impraticabilità del terreno di gioco, verranno riprese dal minuto in cui c'è stata la sospensione, perciò non c'è la ripetizione integrale della partita. Queste sono alcune delle novità in questa diretta. Innanzitutto, grazie al collega Vito Brigigallo, mi accompagnerà il collega Domenico Brandonisio, che si occuperà di raccogliere le impressioni a caldo appena verranno fuori i calendari. Noi restituiamo per il momento la linea alla regia centrale, pochi istanti e torniamo in diretta per raccontarvi appunto le prime giornate del campionato di eccellenza e di promozione. Ovviamente parliamo dello svelamento dei primi incroci della stagione 2022-2023. Si dribbla un ostacolo, a volte. Riprendiamo la linea in diretta e chiedo scusa se ci sentite parlare sottovoce, ma perché è ancora in corso qui nella sala Sgarbi, in uno dei appunto degli alberghi più importanti della città di Bari, la assemblea di avvicinamento alla presentazione dei calendari di eccellenza e promozione. Con questo applauso dovrebbe essere terminata anche l'ultima relazione e di conseguenza siamo in diretta. Adesso prenderemo anche noi la linea in diretta. Sta parlando l'addetto stampa del Comitato Regionale Pugliese, Alessandro Schirone. Quello che è il calendario del campionato di promozione. Quindi partiamo dal campionato di promozione. Nel frattempo si sono accese anche le telecamere di Antenna Sud. Siamo in diretta sul canale 14 del digitale terrestre. E quindi parola a te. Buonasera a tutti, io parlo al microfono della TV e spero che mi sentiate, ovviamente parlo al pubblico che è anche presente e che ci sta seguendo da casa. Riprendiamo la diretta che abbiamo cominciato 15 minuti fa per presentare appunto i calendari della stagione 2022-2023 per l'eccellenza e per la promozione. Sveleremo soltanto le prime tre giornate di ogni raggruppamento. Con me c'è in sala anche il collega Domenico Brandonisio, che catturerà subito le appunto curiosità dei presidenti che hanno partecipato a questa assemblea. Però consentitemi, visto che siamo live, prima di svelare i calendari e perché siamo in diretta televisiva, di poter avere qui il presidente Vito Tisci, veramente per una battuta veloce
velocissima, Presidente, lo facciamo anche a livello televisivo, per la diretta televisiva, per fare una sorta di augurio e un in bocca al lupo a questa stagione del calcio dilettantistico pugliese. Ma l'ho detto prima, sono molto soddisfatto dalla massiccia presenza dei dirigenti di società a questo evento, un confronto per instaurare un dialogo più sereno fra gli arbitri, che è la novità di questo incontro questa sera qui presente, gli arbitri eccellenza, e gli addetti ai lavori delle componenti tecniche, allenatori, calciatori e dirigenti di società. A tutti auguro una ricca stagione foriera di tanti successi, e che una stagione venga disputata all'insegna dei valori fondamentali dello sport: la lealtà, il fair play, il rispetto dell'avversario, il rispetto delle decisioni arbitrali, perché l'arbitro è un componente importante, senza di loro non possiamo, diciamo, le partite non vengono disputate. Per cui in bocca al lupo a tutti, che sia un campionato, e soprattutto viva sempre il calcio pugliese. Grazie al Presidente Vito Tisci. Allora, con Alessandro Schirone, che è l'addetto stampa del Comitato Regionale Pugliese, possiamo cominciare la parte che vi riguarda più direttamente. C'è appunto lo svelamento dei calendari, non ci sono palline da manovrare come quando c'è il sorteggio della Champions, però l'attesa è simile. Possiamo partire. Di svelarli adesso e di creare appunto l'atmosfera giusta. Quindi adesso partiamo, come vi dicevo, dal campionato regionale di promozione, campionato che appunto inizia esattamente come quello di eccellenza il 18 di settembre. Partiamo dal girone A, quindi iniziamo a vedere quella che è la prima giornata e poi a commentare anche insieme, qualora volessimo appunto parlarne, questo calendario. Grazie Pasquale. Vediamo subito Atletico Acquaviva, Città di Trani 2019, Vitritto Norba, Football Club Capurso, Levante Azzurro, Virtus Mola Calcio, Nuova Spinazzola, Donuva Calcio 1971, Rinascita Rutilianese, Real San Giovanni, Virtus Palese Calcio, Nuova Daunia Foggia 1949 e Virtus San Ferdinando Sport Lucera. Questa è la prima giornata del 18 settembre del girone A del campionato regionale di promozione. L'avete vista la prima giornata, a me salta subito agli occhi una sfida, poi mi correggerete, mi rivolgo anche alla platea in sala, ma non soltanto a chi ci segue a casa, c'è una sfida che credo si ripeta rapidamente tra Coppa Italia e campionato, che è quella tra Vitritto e Football Club Capurso, perché si stanno incontrando 4 e 11 settembre per la Coppa e si ritrovano subito per la prima giornata di campionato, e quindi è già questa una curiosità che vogliamo evidenziare. Non so se abbiamo il presidente del Real San Giovanni, perché è uno dei presidenti, eccolo lì. Allora Domenico è lì a fianco a te. Il presidente del Real San Giovanni, che si avvicina alla postazione, se può avvicinarsi al collega, il presidente del Real San Giovanni. Domenico chi? È proprio a fianco a te. Lì. È proprio a fianco. Sì. Ecco qua. Allora, una impressione immediata su questa prima giornata, presidente, su questa trasferta contro la Rinascita Rutilianese. È caldo. Sono un neofita della promozione, non so, le squadre non posso. Non so che... perché non si sente in sala senza microfono. Perciò è la prima volta. Sì, è la prima volta che faccio il campionato di promozione. Emozionati per questa esperienza? Abbastanza. Grazie Presidente, in bocca al lupo, l'applauso dei suoi colleghi. In tal senso andiamo con la seconda giornata, mi rivolgo ad Alessandro Schirone, così vediamo che cosa propone la seconda giornata. Assolutamente sì, partiamo con la seconda giornata. Troviamo Città di Trani 2019, Virtus San Ferdinando, Donuva Calcio 1971, Rinascita Rutilianese, Football Club Capurso, Nuova Spinazzola, Nuova Daunia Foggia 1949, Levante Azzurro,
Real San Giovanni Atletico Acquaviva, Sport Lucera Virtus Palese Calcio e il Vitrito Norba che va a fare visita alla Virtus Mola Calcio. Questo tutto il 25 di settembre. Vediamo anche la terza giornata di questo raggruppamento, poi so che in sala per esempio c'è anche il presidente del Donuva Bisceglie Calcio e lo intercetteremo per un commento. Dunque il 2 ottobre, la terza giornata del girone A di promozione, troviamo Atletico Acquaviva Virtus Palese Calcio, Real San Giovanni che va a fare visita di Tritto Norba, Levante Azzurro Donuva Calcio 1971, Nuova Spinazzola Città di Trani 2019, Rinascita Rutiglianese Sport Lucera, Virtus Mola Calcio Football Club Capurso e chiude il programma Virtus San Ferdinando contro Nuova Daunia Foggia 1949. Se siamo nei tempi e c'è il presidente del Donuva Bisceglie Calcio, lo riusciamo a far avvicinare sempre alla postazione del collega Domenico Brandolisio per poter ascoltare le impressioni. Io mi rivolgo ai presidenti, non abbiate paura delle telecamere, anche perché insomma siete già avvezzi, non so se il presidente appunto del Donuva si vuole avvicinare, eccolo qui, no, se va presidente, se raggiunge il collega dall'altra parte può attraversare la sala, facciamo tutto live così e anche abbiamo appunto l'altra telecamera per le interviste. Anche a lei chiedo le impressioni a caldo con il collega Domenico Brandolisio. Parli al microfono della sala e al microfono della TV. Allora, un campionato promozione, una volta il protagonista con ambizioni, obiettivo far crescere i giovani, ma non solo. Sì. Anche il microfono della sala, presidente, quello che le hanno dato, il microfono della sala, perfetto. Sì. Dicevo, è il quinto campionato consecutivo che disputiamo in promozione, uno dei tanti sommati a quelli del passato. Le ambizioni sono quelle sempre, le solite nostre, di fare bene con quello soprattutto che è il prodotto del nostro vivaio, perché c'è un lavoro abbastanza importante fatto nel settore giovanile. Quest'anno c'è anche la novità che ci siamo come settore giovanile uniti con unione di intenti con gli amici dell'Unione Calcio, con cui abbiamo ottimi rapporti e di collaborazione. Quindi fare bene con quello che è soprattutto il prodotto del nostro vivaio e divertirci, fare divertire e promuovere anche i valori cristiani che sono insiti, diciamo, nel nostro DNA, essendo noi una società che si avvale dei valori cristiani anche nel di un venerabile della Chiesa Cattolica. Ecco, questo è quanto. Grazie presidente, grazie per la sua, per il suo intervento. Alessandro, se vuoi posso dare una mano, nel senso che chiamiamo adesso i raggruppamenti, il raggruppamento B, il girone B del campionato di promozione, e sveliamo la prima giornata della stagione 2022-2023 e vediamo un po' che cosa appare. La leggiamo insieme: Atletico Raccale Taurisano, Calcio Ceglie Copertino, Cedas Avio Brindisi Talsano, Goleador Melendugno Atletico Martina 2012, Leverano Football Mezzagne Calcio 2020, Veglie Brilla Campi, Virtus Locorotondo 1949 Atletico Tricase. Credo che in sala debbano esserci i rappresentanti sia del Mesagne che del Taurisano, e quindi invito sempre a raggiungere, non vedo più il collega Domenico Brandonisio che si è spostato, nella postazione lì dove abbiamo l'angolo dedicato alla TV, vediamo se c'è appunto il rappresentante sia del Mesagne che del Taurisano per chiedere un commento. C'è il presidente del Mesagne? Sta arrivando? Andiamo in postazione con il presidente del Mesagne. Nel frattempo vediamo la seconda giornata, così guadagniamo tempo. La seconda giornata è il 25 settembre, Atletico Martina 2012, Virtus Locorotondo 1948, Atletico Tricase Veglie, Brilla Campi, Cedas Avio Brindisi, Copertino Calcio, Leverano Football, Mesagne Calcio 2020, Goleador Melendugno, Talsano Atletico Racale, Taurisano Calcio Ceglie. A questo punto possiamo vedere anche la terza giornata e poi sentiamo le voci
come detto, dei dirigenti del Mesagna e del Taurisano. Terza giornata il 2 ottobre 2022, calcio Ceglie Atletico Martina, Ceda Savio Brindisi Taurisano, Copertino Mesagne, Goleador Melendugno Brilla Campi, Leverano Football Atletico Tricase, Veglie Atletico Racale, Virtus Locorotondo Talsano. Se sono in postazione, Domenico, li vedo con te, a te la parola per raccogliere le impressioni dei nostri ospiti. E allora siamo con Todisco, presidente del Mesagne, un campionato che vi vedrà protagonisti. In quale misura, qual è il vostro obiettivo? Noi siamo veterani ormai da 22 anni, questo è il 22esimo campionato, ma funziona questa cosa? Sì, funziona. Sono il 22esimo campionato che facciamo. Cioè noi le nostre ambizioni sono sempre di fare un campionato di, spero, di vertice, poi si vedrà. E tra l'altro anche sperare in quel sogno chiamato eccellenza che non pochi anni fa vi ha visto il protagonista. L'abbiamo fatto già 3 anni, per 3 volte, speriamo, dai, vediamo. C'è un calciatore sul quale scommettere qualche promessa? Nia, un ragazzo di 17 anni. E allora lo vedremo all'opera, intanto sì, grazie. Sì, sì, come no, giocherà sicuro. Perfetto, allora grazie al presidente del Mesagne, grazie. Noi Salvatore attendiamo altri ospiti e naturalmente vedremo anche la composizione degli altri tornei. Perfetto Domenico, grazie, io recupero. Sì. Anche il presidente della CEDA Savio Brindisi. Allora, se c'è il presidente della CEDA Savio Brindisi, lo invitiamo nella nostra postazione per raccogliere una impressione. Deve raggiungere il collega nella postazione interviste e così raccogliamo anche la sua impressione e nel frattempo facciamo crescere un po' l'attesa per le due pool del campionato di eccellenza, la pool A e la pool B di questa stagione. Credo che sia in postazione il presidente della CEDA Savio Brindisi. A te Domenico. Allora, presidente, un commento a caldo su questo avvio di campionato che naturalmente vi vede protagonisti. Sì, un avvio di campionato impegnativo per quello che si conoscono le squadre in questa fase pre-campionato. Diciamo, siamo subito impegnati, poi noi siamo una matricola, quindi ci affacciamo per la prima volta a questo campionato. Abbiamo una squadra giovane con una media età 20 anni, quindi ci proponiamo di essere una squadra terribile dal punto di vista, ecco, della corsa, del ritmo e altro, e di acquisire esperienza partita dopo partita. Quindi noi ci affacciamo per la prima volta a questo campionato, anche qui siamo a vedere cosa saremo capaci di fare. Cosa vi portate in eredità rispetto al campionato scorso? Ci portiamo in eredità i ragazzini che abbiamo fatto giocare già l'anno scorso, quindi l'anno scorso, anche se in prima categoria, non è richiesto l'ausilio, non c'era l'obbligo di utilizzo degli under, noi li abbiamo usati, abbiamo fatto largo utilizzo di giovanissimi e adesso ce li ritroviamo già abbastanza forgiati, ecco, per giocare con i grandi. Voi la mina vagante, ma la squadra da battere quale è secondo il suo punto di vista? Guarda, io penso che in questo momento le squadre che hanno allestito dei roster esperti sono il Mesagne e il presidente Todisco che ha parlato prima, Brilla Campi e Copertino, per quelle che sono le mie conoscenze in questo momento. Sono le squadre che hanno messo in campo giocatori esperti, ecco, di questa categoria che possono alla lunga poi dire la loro in questo campionato. Perfetto, allora grazie al presidente Guadalupi. Allora proseguiamo dunque con la cerimonia. A te Salvatore. Grazie Domenico, proseguiamo con la cerimonia e cominciamo a svelare Alessandro. Sì, lo recupero, anche se credo mi sentano in sala con la voce un po' tonante che provo ad utilizzare, però cominciamo a svelare il campionato di eccellenza stagione 2022-2023. Partiamo anche qui dal girone A e allora prima giornata ce l'ha. Leggiamo con assoluta attenzione e con particolare anche un momento di suspense. 18 settembre 2022, possiamo partire nel raggruppamento A: Canosa, Borgorosso, Molfetta, Foggia, Incedit, Ortanova, Polimnia Calcio, San Marco, Real City, Bisceglie, Unione Calcio Bisceglie, Corato, Unione Sportiva Mola, San Severo, Vigor Trani, Manfredonia Calcio. Questa è la prima giornata e allora
mentre vi sveliamo la seconda e la terza giornata, io invito un po' di ospiti, il presidente del Bisceglie, il presidente dell'Unione Calcio, il presidente del Manfredoni, a raggiungere la nostra postazione interviste, perché un po' di curiosità ce le togliamo. Andiamo con la seconda giornata, anche qui in programma il 25 di settembre, Bisceglie Canosa, Borgo Rosso Molfetta Unione Calcio Bisceglie, Corato Unione Sportiva Mola, Manfredonia Foggia Incedit, Ortanova Real City, San Marco Vigor Trani Calcio, San Severo Polimnia. E poi terza giornata, 2 ottobre 2022, Canosa San Severo, Foggia Incedit Borgo Rosso Molfetta, Manfredonia Ortanova, Real City Corato, Unione Calcio Bisceglie Polimnia, Unione Sportiva Mola San Marco, Vigor Trani Calcio Bisceglie. Va detto che ero curioso di vedere se nelle prime tre giornate fosse già comparso il derby tra Bisceglie e Unione Calcio Bisceglie, e invece bisognerà aspettare qualche giornata in più. A proposito delle giornate, poi tutto il calendario lo si può trovare sul sito del Comitato Regionale, e quindi noi stiamo soltanto svelando queste prime tre giornate. Credo che non sia ancora arrivato nessun degli ospiti che abbiamo invitato nella nostra postazione interviste, e allora se non c'è nessuno che si sta muovendo tra i presidenti del Bisceglie, dell'Unione Calcio, del Manfredonia, ho visto anche la presenza dei dirigenti del Real City che possono raggiungere la postazione, potremmo svelare eventualmente il raggruppamento, le prime giornate del raggruppamento B, e poi andare con le voci di commento. Allora, anche qui campionato regionale di eccellenza, stagione 2022-2023, signorbet.news. 18 settembre, prima giornata, Toma Maglie Gallipoli Football 1909, Arboris Belli Città di Otranto, Città di Gallipoli Castellaneta Calcio, Ginosa Ostuni, Novoli Manduria, Soccer Massafra Avetrana Calcio, Ugento Virtus Matino. Questa è la prima giornata del raggruppamento B. La seconda giornata, i commenti li facciamo anche in diretta televisiva con i dirigenti. La seconda giornata, Avetrana Calcio Arboris Belli, Castellaneta Ginosa, Città di Otranto Città di Gallipoli, Gallipoli Football Novoli, Manduria Sport Soccer Massafra, Ostuni Ugento Virtus Matino Toma Maglie. Andiamo anche con la terza giornata e poi andremo con gli ospiti. Toma Maglie Avetrana, Arboris Belli Ginosa, Città di Gallipoli Ostuni, Novoli Città di Otranto, Soccer Massafra Castellaneta, Ugento Manduria, Virtus Matino, Gallipoli Football. Queste le prime giornate del raggruppamento B, ospiti con Domenico Brandonisio in postazione interviste. Sì, allora partiamo, sono tanti gli ospiti, ovviamente li faremo uno per volta. Cominciamo dal presidente del Bisceglie, Vincenzo Racanati. Si ritorna ai noi in eccellenza, due anni fa si era in cima, l'obiettivo è quello di risalire immediatamente. Beh, abbiamo fatto una buona esperienza già. Abbiamo fatto la Lega Pro, la Serie D, adesso l'eccellenza. Speriamo di risalire adesso velocemente come siamo scesi, quindi ci auguriamo un buon campionato. Come si riparte di slancio, come si riconquistano soprattutto i tifosi? Con i risultati. Purtroppo i tifosi sono i primi che subito buttano giù l'ambiente se la squadra non va bene. Purtroppo è il calcio, non si può fare diversamente. Ecco. Un buon indizio c'è già, la prima gara contro il Corato, al Ventura. Un abbraccio con il pubblico, ma soprattutto si è visto un buon Bisceglie. Sì, la squadra sta rispondendo, penso farà un bel campionato. Con chi dovrà giocarsela il Bisceglie? Ma ci sono 4-5 squadre attrezzate, però secondo me diremo la nostra. Infine il ritorno di Dirito, uno che qui ha già scritto la storia. Sicuramente, è stato un mio desiderio riavere Dirito. Perfetto, allora ringraziamo il presidente del Bisceglie, Vincenzo Racanati. Siamo in attesa degli altri ospiti, farei venire il presidente del Manfredonia, che è un'altra delle grandi protagoniste per quanto riguarda il girone A.
Allora, Presidente, una battuta a caldo, una squadra importante, un secondo anno per lei in eccellenza, o meglio, un secondo anno ricco di ambizioni. In effetti io interpreto lo sport come bagaglio di ogni città. Sono stato presidente del Trinitapoli in eccellenza. Siamo arrivati in prima battuta alla finalissima con il Matino, che purtroppo diciamo, perdemmo in modo malamente, forse dettato dall'inesperienza che avevo io in tal senso. Il sindaco di Manfredonia ha accolto diciamo, la mia proposta abbastanza seria e radicata, quella di creare, diciamo, ricreare entusiasmo a Manfredonia, che ritengo sia una piazza importante ed esigente. Penso di aver creato i presupposti tanto sotto il profilo societario quanto sotto quello calcistico di poter adempiere ad un buon campionato. Rispetteremo tutte le squadre avversarie e il loro sacrificio, e poi alla fine insomma un in bocca al lupo a tutti e che vinca il migliore. Tra l'altro il pubblico di Manfredonia ha già dimostrato di fare numeri importanti, 4.000-5.000 persone tra l'altro in categoria regionale, si riparte anche da qui. Mi auguro anche di aumentarli compatibilmente con i posti a sedere allo stadio, e con l'auspicio che quanto prima sia reso agibile, quindi spero entro la fine di questo mese. Perfetto, ringraziamo allora il presidente Di Benedetto per la sua disponibilità, e nel frattempo attendiamo anche qualche dirigente del Real City, che tra l'altro è un'altra società che da tempo in queste categorie e si sta comportando bene in questi campionati. Allora, sarà il Real City la mina vagante del girone A? Con quale spirito vi approcciate a questo campionato? Buonasera a tutti, con il solito spirito. Ci apprestiamo a fare per il terzo anno questo campionato, difficile ma bello, con la voglia di migliorarci anno per anno, rappresentando nel migliore dei modi quello che è il nostro territorio e la nostra proprietà. Sappiamo bene quando sia difficile, però abbiamo tutte le carte in regola per dire la nostra. Dove arriveremo non lo so, però c'è tanta voglia di migliorarsi. Tante le foggiane coinvolte, un girone A che sarà anche orgoglio del campanile. Sì, assolutamente, Foggia ha un territorio, è un motivo di orgoglio, ne sono diverse le foggiane, tra l'altro le conosco un po' tutte, da chi le guida, da chi le rappresenta, e colgo l'occasione per fare un grosso in bocca al lupo alle foggiane e non solo, a tutto il campionato, e che ci sia sempre massimo rispetto e massima voglia nel rappresentare quello che è lo sport. Perfetto, allora grazie mille anche alla rappresentanza del Real City intervenuta qui su Antenna Sud. Procediamo con la cerimonia, a te Salvatore. Perfetto, allora siamo in diretta, chiamo Pietro Maiellaro qui in diretta TV, no, solo in diretta TV. Faccio una battuta rapidissima per commentare il Lucera, che è una delle squadre appunto del prossimo campionato. Allora ci faccia una impressione su questa stagione. Innanzitutto dovrei augurare il meglio a tutti, insomma. Sappiamo che si vince e si perde, ci saremmo tutti uguali. Però l'augurio che posso fare è che si possano divertire tutti, possa essere una grande stagione per tutti e che magari questa pandemia ci lasci stare, così continuiamo a fare sport, a fare calcio e a fare quello che ci piace vedere, insomma. Grazie a Pietro Maiellaro per la disponibilità. Un ospite in postazione, lo vedo, lo raggiungiamo anche con il microfono di sala, perché è Enzo Pedone dell'Unione Calcio Bisceglie. Domenico Brandonisio. Esattamente Salvatore, siamo con Enzo Pedone, numero uno dunque dell'Unione Calcio Bisceglie. Come decimo anno di vita non poteva esserci un regalo migliore, un derby contro il Bisceglie. Un regalo particolare, inimmaginabile, insomma. Ritorna il derby cittadino, la stracittadina dopo 70 anni, quindi saremo protagonisti della storia che si ripete e insomma, ripeto, inimmaginabile fino a 2 anni fa, in quanto il Bisceglie sappiamo che era tra i prof. Quindi niente, apprestiamoci a disputare questo derby e vediamo un po', il campo sarà insomma, il giudice del risultato. Che campionato può disputare l'Unione? L'anno scorso a un certo punto eravate a ridosso delle big, e quest'anno altro effetto sorpresa oppure?
E l'intento è quello di migliorarci, quindi se l'anno scorso abbiamo insomma fatto bene, quest'anno la voglia e i presupposti ci sono per fare bene, quindi sarà un campionato duro, quindi soffriremo e cercheremo di raggiungere insomma obiettivi importanti. Perfetto, grazie allora a Pedone dell'Unione Calcio Biceglie. Non sono finiti qui però gli ospiti, Salvatore, perché abbiamo anche una rappresentanza del Foggia Incedit, tra l'altro società dal nome glorioso, se vogliamo, e che si affaccia a questo campionato, l'entusiasmo della neopromossa, ma soprattutto la voglia di dimostrare qualità. Beh, certamente per noi siamo all'inizio di questo campionato, che è un campionato secondo me molto forte, quindi l'eccellenza pugliese è uno dei più forti. Noi ci presentiamo naturalmente ai nastri di partenza con un discorso di salvezza e quindi cerchiamo di onorare al meglio questo campionato. Siamo neofiti di questo campionato, quindi cercheremo di dare il meglio e sicuramente combatteremo per rimanerci. Allora, grazie al presidente, al numero uno del Foggia Incedit e naturalmente in bocca al lupo. Che grazie, che crepi. E noi chiaramente attendiamo anche altri ospiti, potremmo avere a breve con noi anche una rappresentanza per quanto riguarda il Trani. Nel frattempo, Salvatore, ti ricedo la linea. Allora, la riprendo io da questa postazione mentre vado in diretta televisiva e parlo ovviamente anche un po' alla platea, abbiamo... Esatto, allora abbiamo la possibilità, lo dico al pubblico a casa soprattutto, di proporre la slide con i derby day di questa stagione di eccellenza. Allora possiamo vederli. Alla 12ª giornata, il 4 dicembre, abbiamo Unione Calcio Biceglie e la gara di ritorno in programma il 2 aprile 2023. All'11ª giornata, nel girone B, c'è il derby Città di Gallipoli, Gallipoli Football. Il 27 novembre la gara d'andata, il 26 marzo la gara di ritorno. Questa è la particolarità dei derby che sono presenti in questa stagione del campionato d'eccellenza. Credo che le slide siano terminate in questo senso, ma non è terminata la nostra diretta perché abbiamo ancora qualche minuto. Allora invito il presidente del Comitato Regionale Arbitri qui in postazione, Nicola Favia, perché lo abbiamo ascoltato, lo dico al pubblico a casa, lo abbiamo ascoltato. Lo abbiamo ascoltato durante le interviste pre-assembleari per uno speciale che seguirete sulle nostre emittenti, però adesso in diretta mi va appunto di richiedere al presidente Nicola Favia questo incontro tra la componente arbitrale con la componente tecnica e perciò presidenti, allenatori, calciatori, se può servire a smussare un po' gli angoli della prossima stagione e a rendere insomma meno, uso un termine forse esagerato, però meno vivace, con meno tensione il campionato di calcio. Io ci credo e ci crediamo molto in questo nuovo percorso che si è andato avviando. Io devo ringraziare ancora una volta il presidente Tisci e tutte le istituzioni, tutte le autorità che si sono impegnate in questo senso. La presenza oggi degli arbitri, degli arbitri dei ragazzi di eccellenza è un dato importante. Anche loro sono una squadra, anche loro sono degli esseri umani e in questo processo di crescita hanno diritto di sbagliare esattamente come lo fanno i calciatori, come lo fanno gli allenatori, come possono fare gli errori delle società. In questo momento però io vedo un buon clima, sono convinto che faremo un percorso proficuo e positivo. Durante questo incontro con le componenti tecniche lei ha ammesso un errore, ha raccontato che nella passata stagione gli arbitri hanno commesso un errore e la cosa più importante è che voi avete ammesso quell'errore e avete di fatto costretto, lo uso tra virgolette questo termine, a rigiocare la gara, cosa rara nella componente arbitrale. Ammettere un errore non è non significa come dire, tacciare una di incompetenza o qualcosa di più grave un ragazzo. Sono ragazzi in formazione, hanno diritto di sbagliare, bisogna ammetterlo quando si sbaglia, dobbiamo ripristinare, lo abbiamo detto nei nostri interventi sia io che la vicepresidente Lucia Abruzzese, bisogna sempre ripristinare la verità del campo. Noi siamo dei formatori e in quanto tali dobbiamo predicare
fare e soprattutto praticare onestà. Sono ragazzi onesti, sono ragazzi per bene e come tali vorrei che vengano riconosciuti. In bocca al lupo per questa stagione, grazie a Nicola Favia, presidente del Comitato Regionale Arbitri. Domenico Brandosnicio con due ospiti in postazione. Chiudere quindi il discorso legato al girone A, abbiamo da un lato il Trani, dall'altro l'Ortanova. Partiamo con Di Donna, dunque Trani che deve essere protagonista, in quale misura, qual è il vostro obiettivo? Il nostro obiettivo innanzitutto è quello di salvarci, perché veniamo da una retrocessione difficilissima, un campionato, una stagione difficile, quella dello scorso anno. Siamo risaliti nuovamente in eccellenza con un'operazione. La nostra mente, il nostro scopo è quello di salvarci, arrivare quarto ultimi per non fare né retrocessione diretta né fare eventualmente i play-out. Quest'anno è un campionato difficilissimo, ci sono tre tranche per il girone, secondo me le prime cinque che lotteranno per la promozione play-off, una fascia centrale e altre cinque che lotteranno per non retrocedere. Sarà un Trani che dovrà puntare sulla linea verde? Indubbiamente, non abbiamo possibilità, grandi possibilità anche economiche, di poter comprare grossi giocatori, specialmente over. Abbiamo moltissimi ragazzi che hanno l'età compresa fra i 2002 e i 98. Corriamo di più rispetto allo scorso anno, però ci manca sicuramente un po' di spessore. Speriamo in questi ultimi giorni di prendere quei due o tre giocatori che possano farci fare il salto di qualità. Grazie allora a Di Donna del Trani. Da Trani ci rispostiamo nel Foggiano con Tarantino, presidente dell'Ortanova. Invece l'Ortanova con quali obiettivi si pone? Il primo obiettivo innanzitutto è salvarci, perché noi l'anno scorso siamo retrocessi e siamo stati ripescati col rotto della cuffia come miglior retrocesso. Per cui quest'anno le ambizioni sono ridotte, perché noi non abbiamo ancora il campo e l'amministrazione di Ortanova ci ha promesso che molto probabilmente l'anno prossimo ci avremo il campo nostro ad Ortanova in sintetico. E poi c'è stata una ricapitalizzazione della società dove sono entrati nuovi soci e sicuramente questo col tempo porterà un rifacimento a livello di tutto, societario e campo sportivo. Quest'anno il primo obiettivo è salvarci, visto il campionato difficile che abbiamo fatto l'anno scorso, e poi porre le basi, perché sicuramente l'anno prossimo ci sarà un campionato diverso, perché sicuramente si tornerà ad un girone e le retrocessioni saranno diverse il prossimo anno. Ultima battuta, quali errori allora da non ripetere rispetto alla passata stagione? Errori ovviamente di cui si farà tesoro anche per un futuro più roseo, più ambizioso. Gli errori sono di mantenere sempre la calma, di non ripetere. Gli errori sono di tenere sempre alta la tensione, di portare i giocatori ad un certo livello e di cercare sempre di mantenere la tensione alta. Perfetto, allora ringraziamo Tarantino, presidente dell'Ortanova, ringraziamo nuovamente anche il Trani. Salvatore, a te, in attesa di altri ospiti e della prosecuzione della cerimonia, cercheremo di sentire anche qualcuno legato chiaramente al raggruppamento B. Perfetto Domenico, teniamo conto che siamo anche quasi in chiusura della nostra diretta e quindi se riusciamo a recuperare qualche altro ospite in pochi minuti, perché abbiamo l'informazione regionale di Antenna Sud che incalza. Nel frattempo ripropongo anche per chi ci segue da casa le prime giornate del girone A e la prima giornata del girone B del campionato regionale d'eccellenza signorbet.news. 18 settembre 2022, prima giornata del girone A, Canosa Borgorosso Molfetta, Foggia Incedit Ortanova, Polimnia San Marco, Real City Bisceglie, Unione Calcio Bisceglie Corato, Unione Sportiva Mola San Severo Calcio, Vigor Trani Manfredonia. Invece nel girone B, la prima giornata sempre del campionato regionale di eccellenza pugliese signorbet.news, sempre il 18 settembre Toma Maglie Gallipoli Football, Arboris Belli Città di Otranto, Città di Gallipoli Castellaneta Calcio, Ginosa Ostuni, Novoli Manduria, Soccer Massafra Vetrana, Ugento Virtus Matino. Allora Domenico, dimmi se c'è qualche ospite, altrimenti vado verso la conclusione di questo appuntamento in diretta per la presentazione dei calendari di eccellenza e di promozione. Sì, abbiamo un ospite ed è probabilmente l'ultimo ospite di questa diretta. A te Domenico.
Vediamo se l'ultimo o il penultimo, perché ci stanno raggiungendo in tanti, Salvatore. Cominciamo allora con il direttore sportivo della Vetrana. Allora, il vostro campionato, che ve ne pare di questo avvio di calendario? Ma guardi, noi essendo una neopromossa siamo stati ripescati dopo la bellissima avventura dello scorso anno con la finale di Coppa Italia Promozione, che ci ha permesso di essere ripescati in eccellenza. E le mie sensazioni sono positive, e naturalmente, essendo anche un po' scaramantico, auspicavo un avvio diciamo agevole dal punto di vista della carta, perché poi soltanto su quello ci possiamo basare, e con il calciomercato che abbiamo assistito, quindi su nomi, e quindi aspettavo un avvio agevole. Possiamo dire, mi posso ritenere soddisfatto, perché il nostro avvio è diciamo positivo. Naturalmente la prima sarà una trasferta ostica, ma Massafra, che ha fatto un buon calciomercato, è una società amica, perché poi ci conosciamo da tanto tempo, ecco, anche per questo mi rende sereno da quel punto di vista, perché la società che conosco benissimo, il presidente che saluto, quindi sono convinto di avere una buona ospitalità. Poi naturalmente pensiamo al campo e vediamo di dire la nostra. La seconda giornata in casa giochiamo con un'altra neopromossa, che è l'Albero Bello, e poi andiamo a Maglie e parliamo già di una società che comunque da tanto tempo che milita nei campionati di eccellenza, ha fatto anche la Serie D, e quindi poi diventerà più, entreremo nel vivo del campionato. Il mio auspicio è quello di lottare per il nostro obiettivo, che rimane quello della salvezza, e sperare di iniziare bene. Chi inizia bene, soprattutto per un campionato, per chi deve lottare per la salvezza, iniziare bene sta già a metà dell'opera, quindi auspico in un buon avvio. Perfetto, ringraziamo il direttore sportivo della Vetrana. Ritardo, perciò dobbiamo riprendere la linea qui dalla postazione centrale per appunto l'ultima riflessione, la facciamo in diretta con il presidente Vito Tisci, e allora in bocca al lupo a questa stagione. In bocca al lupo a questa stagione, che si preannuncia molto interessante, una stagione che vede coinvolte tante società nei campionati di promozione e di eccellenza, che hanno un seguito, una stagione che mi auguro che possiamo continuare a non fermarci mai, e che siano ancora una volta a vincere sui campi i valori fondamentali dello sport, per cui auguro veramente alla Puglia calcistica di vivere una stagione entusiasmante. Grazie ancora. Grazie. Presidente Tisci, per essere stato. Un ringraziamento speciale che viene dal cuore, non solo dal mio, ma da tutte i dirigenti e società dilettantistiche, a meno distante, al vostro editore, al vostro patron, che ancora una volta si è aggiudicato i diritti televisivi per la stagione 22-23, credendo nelle potenzialità dei nostri campionati, e sicuramente porterà una grande visibilità del nostro movimento in Puglia, ma anche in tutto il mondo. Grazie. Grazie ancora al presidente Tisci, noi siamo in chiusura, grazie ovviamente a chi ci ha seguito in questo appuntamento in diretta, grazie a Domenico Brandonisio per lo spazio interviste, ai colleghi Michele Sicoli e Lorenzo Angiuli per le riprese, ovviamente del campionato d'eccellenza di promozione continueremo a parlare nei nostri appuntamenti quotidiani informativi, e poi con i racconti in diretta appunto della stagione 2022-2023 dal 18 di settembre, quando comincia i due tornei eccellenza e promozione. Da Bari è tutto, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento con la nostra programmazione e con l'informazione regionale, che avrà spazio subito dopo di noi.